La squadra sul campo ha fatto 9 punti, ha giocato contro una squadra domenica che aveva 12 punti, l'ha messa sotto, sottolineo la messa sotto. Ho rivisto la partita 3 volte, il Crotone ha fatto quello che doveva fare, nel primo e nel secondo tempo. Cioè, se noi giochiamo la stessa partita 3-10 volte, 9 volte la si vince. Non voglio rimarcare l'operato dell'arbitro, ma oltre al penalty e l'espulsione che doveva esserci, oltre a quello ne ha combinate delle altre, perché sistematicamente subivamo dei falli e non ce li concedeva, faceva andare avanti il gioco. Cioè, è stato fastidioso anche in quello, ad oggi. 5 calci di rigore, non dubbi. Ho menzionato solo i 5 calci di rigore, quelli clamorosi, che ci stanno penalizzando in maniera oltremodo. Non vorrei che domenica andiamo a Salerno e ci tocca di nuovo un arbitro che magari sia sfortunato, diciamo, o non sia in condizioni fisiche e mentali di decidere per bene. Salerno la conosciamo tutti come piazza, come ambizioni, come tradizioni, quindi questo può essere un vantaggio nostro, ma può essere anche uno svantaggio, perché comunque, come dicevo, andiamo a incontrare una squadra ferita in questo momento, quindi a volte in queste situazioni le motivazioni che possono trovare i giocatori sono notevoli. Noi sappiamo tutto ciò, però siamo convinti e consapevoli di andare a giocarci la partita come abbiamo fatto fino adesso in tutti i campi, anche a Salerno, insomma.